Mosso anche dalla curiosità di approfondire, come dire, il testo di questa proposta di legge, grazie anche alle persone che ci seguono online, ai giornalisti e ovviamente ai nostri ai colleghi e ai nostri relatori. La presentazione di questa proposta di legge avviene proprio all'indomani dell'assegnazione alle commissioni del disegno di legge del governo sulla cybersicurezza, recante appunto disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale dei reati informatici, tematica molto attuale, molto importante, soprattutto visto l'attuale contesto geopolitico caratterizzato in particolar modo dai recenti e gravi conflitti in atto. Situazione che ovviamente favorisce l'incremento delle minacce informatiche, per cui è assolutamente necessario innalzare il raggiungimento di determinati livelli di cybersicurezza. Tra l'altro mi sembra che abbiamo in sala anche un ospite molto gradito, il capo di gabinetto dell'Agenzia della Cybersicurezza, il direttore Gianluca Ignani, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Ma la sicurezza informatica, oltre ad essere necessaria e fondamentale per la pubblica amministrazione, diventa sempre di più, ultimamente, recentemente, fondamentale anche per la sicurezza del cittadino. Vedevo proprio ieri che si avvicina la giornata mondiale per i diritti dei consumatori. Ecco, noi con la presentazione di questa PDL vogliamo dare il nostro contributo per omaggiare appunto questa giornata e per la tutela dei consumatori. Allora, il punto di partenza dal quale noi approcciamo questa modifica al codice penale è questo, e cioè nel 2023, secondo i più recenti report della Polizia Postale Informatica, le truffe online sono aumentate del 20% per un valore complessivo di 137 milioni di euro di profitti illeciti. Questo è un dato di fatto, questa è la realtà dalla quale siamo partiti. Basta pensare all'incremento delle vendite online che si è avuto dalla pandemia in poi, quando comunque per ovvie ragioni non potevamo più acquistare nei negozi e quindi acquistavamo, ma anche chi non era avvezzo all'utilizzo di piattaforme online per l'acquisto di oggetti e servizi ha iniziato a utilizzare questa piattaforma. È aumentata quindi quel target di consumatori che prima non l'avevano mai fatti, quindi spesso persone con scarsa dimestichezza a questo tipo di acquisti. Di pari passo, come sempre avviene nelle attività illecite, sono aumentati anche i truffatori che utilizzano le piattaforme per adescare e comunque truffare e trarre profitto illecito da questo tipo di compravendita. Gli altri dati che avevamo analizzato, pensiamo che negli ultimi 10 anni i tribunali italiani sono stati impegnati soprattutto nel tema appunto delle truffe online, e quindi insomma per merce che non arriva, oppure ad esempio un altro fenomeno dilagante, ieri era una diretta telefonica, era intervenuta una signora, il trading online fraudolento. Anche questo è sempre più frequente, dove si promettono guadagni facili, che in finanza già dovrebbe, non è la regola, ecco, almeno diciamo così, e poi si continua a far investire queste persone dando subito piccoli profitti e quindi invogliando all'acquisto, tranne che poi questi fantomatici broker scompaiono, il sito viene chiuso e l'incauto consumatore è già che truffato. Allora, tra l'altro adesso abbiamo hanno questi truffatori un'arma in più, che è quella dell'intelligenza artificiale, che diventa pericolosissima, perché spesso e volentieri anche la signora di ieri ci diceva: ma io ho visto
addirittura la Premier Giorgia Meloni che in qualche maniera ci consigliava l'acquisto di questi prodotti, perché oggi lo sapete, con l'intelligenza artificiale basta una foto, basta una sintetizzazione vocale che riesce a ricreare quel personaggio che è assolutamente inconsapevole promuove questi prodotti finanziari, quindi è sempre più pericoloso. Ora, a fronte di questo fenomeno, come dicevo prima, dilagante, sul piano normativo, diciamo così, non si è ancora, come dire, adeguato. Il corrente impianto penale, infatti, non è ancora, in qualche maniera, non considera, tra l'altro, un'altra realtà, la nuova fattispecie di reato. Noi per trattare le truffe, anche le truffe online, ci rapportiamo ancora alla 640 del codice penale, che affronta le truffe normali. Solo che cos'è che muove la nostra proposta di legge? Noi pensiamo che la truffa online sia ancora più odiosa della truffa fisica, per due motivi. Uno, perché in realtà chi mette in opera questi artifici e raggiri per procurarsi un illecito profitto lo fa a identità nascosta, perché chi utilizza le piattaforme, chi utilizza siti internet può tranquillamente, anzi la maggior parte delle volte è così, non rivelare o falsificare la propria identità, e quindi questo è uno strumento in più. E poi ovviamente la distanza, il mondo virtuale impedisce all'acquirente di vedere, visionare il prodotto che ha acquistato, e quindi spesso e volentieri, tra l'altro, questo prodotto che proprio non arriva, e si hanno queste compravendite, diciamo così, fantasma. Quindi noi che cosa proponiamo? Proponiamo, cercherò di essere sintetica e poi passo subito la parola agli altri, proponiamo questo tipo di aggravanti. Proprio perché l'acquirente si pone in una condizione di minorata difesa. Allora, c'è anche una pronuncia, tra le altre cose, della Corte di Cassazione, che a seguito della denuncia appunto di una signora che era stata truffata, riconosce la minorata difesa dell'acquirente proprio per i motivi che abbiamo appena elencati. Quindi, come dire, tale pronuncia rappresenta la cristallizzazione di un importante principio di diritto acquisito dal consumatore, che noi però vogliamo rendere assolutamente strutturale. Qual è la proposta di legge? Noi in qualche maniera cerchiamo degli strumenti che possono costituire un ragionevole deterrente, che sono, innanzitutto, prevediamo la confisca del materiale, cosa che ancora non era prevista, la confisca del materiale informatico utilizzato per effettuare questo tipo di truffe, quindi cellulari, telefonini, tablet, anche perché, e questo ce lo certificano anche i report della Polizia Postale, si tratta per la maggior parte di soggetti seriali che ovviamente operano sempre le stesse truffe, ovviamente con lo stesso materiale. E poi introduciamo anche la confisca per importo equivalente del profitto raggiunto con la truffa. Anche perché spesso e volentieri la confisca diretta della somma è impossibile da ottenere, infatti si sente spesso anche in televisione, è stato impossibile recuperare. Allora noi che cosa facciamo? Andiamo ad aggredire il patrimonio personale del truffatore. Molto spesso si dice sì, però sono persone che operano all'estero. In realtà ci sono associazioni ben organizzate anche qui in Italia. Quindi rendiamo in qualche maniera più attrattiva, diciamo così, anche l'attività investigativa delle forze dell'ordine, della Polizia Postale Informatica, che ad oggi, a fronte di uno sforzo investigativo notevole, non ha neanche la soddisfazione, perché le pene, a nostro avviso, non sono ancora severe quanto con i limiti di pena che abbiamo per questo tipo di reati. Ovviamente non si fa un giorno di carcere, io lo dicevo ieri, non si fa un giorno di carcere neppure chi guida e con condotta scellerata un'automobile e uccide un bambino, figuriamoci per questo tipo di reati. Quindi cerchiamo di creare questo tipo di deterrenti. Io ho qui con me i miei colleghi che hanno
collaborato con me alla PDL, l'onorevole Grazia Di Maggio e l'onorevole Fabrizio Rossi, e poi con noi c'è il presidente di Consumerismo, l'associazione dei consumatori, Luigi Gabriele, e il vicepresidente dell'associazione Italia Oggi, Lorenzo Allegrucci, e quindi passo a loro la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere così presenti anche di mercoledì mattina alle ore 10, un orario non proprio diciamo così ideale, ma il mio ringraziamento va innanzitutto alla prima firmataria, l'onorevole Giorgianni, per averci coinvolto, per aver coinvolto me e l'onorevole Rossi in questo percorso che ci ha visto subito non soltanto pronti ma effettivamente diciamo così in prima linea rispetto a una tematica che oggi è sempre più incombente e nasce da una esigenza reale. Soprattutto questa proposta di legge è una proposta che non ha colore politico, perché il tema delle truffe online è un tema che riguarda tutti, che non ha barriere e che, come diceva appunto Letizia, nel corso degli ultimi 2 anni, dal post pandemia in poi, è andato a crescere in maniera esponenziale. Quello che noi, il nostro obiettivo, quello che noi vogliamo fare è porre degli argini, una regolamentazione, perché non ci può essere una discrasia tra il mondo online e il mondo offline, quindi le regole devono valere anche nel mondo online, dove appunto spesso ci si cela dietro la figura dell'anonimato. Le truffe, banalmente chiamate così, possono celarsi dietro esperienze che noi viviamo quotidianamente, quindi la prenotazione per esempio di una casa vacanza che poi in realtà non esiste, o ancora l'acquisto di un prodotto che non arriverà mai. A me è successo durante gli anni dell'università, ero così fiera di aver preso il mio libro di diritto privato tramite un sito che poi in realtà non è mai arrivato, e a quel punto chi tutela il consumatore? Nessuno. Quindi il nostro obiettivo è quello di porre degli argini, e con questa proposta di legge noi vogliamo colmare un vuoto normativo. Lo faremo dapprima in commissione, speriamo che questa proposta venga seguita e calendarizzata il prima possibile. Noi seguiremo quest'iter con attenzione e crediamo che troverà anche il consenso e soprattutto l'attenzione delle altre forze politiche, perché come dicevo prima è una proposta di legge necessaria, non ha colore politico, non ha nessuno sprazzo ideologico. Molto spesso ci troviamo a combattere su temi anche talvolta etici in cui non ci può essere un punto di convergenza, ma in questo caso credo che il bene del consumatore venga al primo posto e riguarda la vita di tutti noi. Quindi grazie, non mi dilungo oltre e passo la parola agli esperti che andranno sul tecnico. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io nella mia doppia veste a questo punto di non solo parlamentare ma anche di avvocato, sono molto felice di essere qui stamattina e ho subito sposato l'idea di andare ad approfondire questa fattispecie nuova di reati, perché il crimine si evolve anche con gli strumenti tecnologici e il codice penale non è nuovo ad aggiornamenti o comunque a modifiche che vadano nella direzione appunto delle nuove fattispecie di reato, che sono appunto quelle attraverso il tramite dei supporti informatici. Quindi questa evoluzione è in continuo movimento, così come i numeri lo sono, quindi sulle truffe online, hanno maturato in me, in Letizia soprattutto, questa voglia di dare un contributo quindi con una proposta di legge che va nella direzione, credo, giusta. Quindi non c'è una direzione politica, c'è la direzione giusta, la direzione del voler approfondire questo tema e volere soprattutto andare a intercettare anche queste nuove tecnologie che ovviamente poi si trasformano in truffe ai danni dei cittadini. Pertanto non è, l'ha detto Letizia, una nuova fattispecie criminosa. Intanto diamo il benvenuto al nostro presidente del gruppo, l'onorevole Tommaso Foti. Quindi non è una nuova fattispecie criminosa assolutamente, ma è un'integrazione di quello che troviamo nel codice penale, che va nella direzione giusta, va nella direzione del colpire questi nuovi crimini con un sistema anche sanzionatorio quindi più approfondito, più accurato, quindi più ficcante per così dire, proprio perché anche questa l'evoluzione vuole che ci sia un sistema sanzionatorio aggiornato che vada a colpire laddove c'è bisogno, cioè laddove appunto bisogna tutelare i consumatori.
Questa è una proposta di legge che l'avete visto piuttosto semplice, fondata soprattutto su aspetti di aggravanti che vadano ad essere ancora più precisi sotto il profilo sanzionatorio, ma anche sotto il profilo della corretta connotazione che vogliamo dare a questo nuovo tipo di reato, quindi delle truffe online. In conclusione, dico semplicemente che non soltanto basta guardare un qualsiasi programma, un programma televisivo, quindi non dico se nella televisione di Stato o nella televisione privata. Praticamente ogni giorno veniamo ad apprendere, tramite anche la carta stampata o i programmi appunto televisivi, che vi sono in atto truffe online. Quindi è una questione ormai che riguarda la vita di tutti, può colpire tutti e pertanto c'era assolutamente bisogno di un nuovo articolo che vada a condensare queste nostre idee. Buongiorno, desidero preliminarmente di ringraziare l'onorevole Letizia Giorgiani per questa opportunità, per questo tipo di approfondimento che è legato principalmente all'aspetto finanziario, quelli che sono i comportamenti, quelli che possono essere le migliori best practice da parte degli intermediari finanziari e che successivamente potranno dare modo di... chi vuole può seguire il mio intervento perché ho preparato queste slide. E partiamo dal concetto: chi è che tutela i clienti in banca e in Poste? E soprattutto l'ulteriore riflessione riguarda se è possibile immaginare dei miglioramenti. Ebbene, sia a novembre del 2021 con le authority principalmente coinvolte, quindi Banca d'Italia, ABI e la Polizia di Stato, e successivamente anche presso qui alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori, c'è stato un evidente passo in avanti evidenziando quelle che sono le forti asimmetrie informative, tecnologiche e giuridiche che esistono tra gli operatori e i consumatori e gli utenti finali, quindi quelli che tendenzialmente tendono poi a essere i truffati. Esiste la normativa, che è in un decreto legislativo del 2010, il numero 11, che prevede una possibilità per i consumatori molto semplice: disconoscere il pagamento effettuato, e già quello è consente di non più dover corrispondere il compenso all'intermediario finanziario. E l'intermediario finanziario a sua volta potrà eventualmente riottenere, se riuscirà a dimostrare, il comportamento doloso o il comportamento che è al di fuori di qualsiasi logica per quanto riguarda la tutela di un pagamento di ordine finanziario. La Cassazione ha stabilito un concetto dove è impossibile forse essere più chiari nel 2018 e ha stabilito che anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema è stato messo in capo agli operatori finanziari, quindi agli intermediari, è stato messo in capo il rischio professionale. Questo significa che devono non solo essere adeguate le migliori possibilità di ordine tecnico di identificazione, ma per poter rientrare di un pagamento fraudolento devono dimostrare la cosiddetta inversione dell'onere della prova, andare a dimostrare che il consumatore in realtà o lo ha fatto apposta, quindi dolo, o in realtà è stato talmente sprovveduto che ha messo in campo tutto quello che non doveva effettuare. Quindi molto chiaramente l'ultimo periodo grassettato in nero incombe sulla banca l'onere di provare non solo di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, ma anche la riconducibilità dell'operazione al cliente. Quindi un principio assolutamente chiaro che consente veramente al consumatore di avere una parte forte. Poi vedremo come ulteriormente si possono immaginare questi rafforzamenti sotto un profilo di practice. Bene, possiamo immaginare questi quattro punti che qui ho evidenziato, quindi che sono di ordine tecnico, quindi la cosiddetta autenticazione a doppio fattore, che sicuramente molti già utilizzeranno. Quando arriva il doppio fattore si intende che mentre opero al PC su un altro device mi arriva una OTP, una one time password, quindi oppure una password temporanea per poter accedere, o un codice di conferma. Ovviamente il monitoraggio delle transazioni sospette, e su questo torneremo poi in maniera più specifica. Il punto 3 è particolarmente interessante perché si ricollega ad un disegno di legge capitali approvato il 27 febbraio in via definitiva dal Senato, che oltre a rivedere la governance delle società delle SPA
ha in sé un elemento di rottura e di novità molto forte, ovvero nell'articolo 25 si prevede la possibilità nelle scuole italiane, ovviamente, di esercitare, di poter diffondere l'educazione finanziaria. Quindi sotto una serie di profili che riguardano al primo posto chiaramente il risparmio. Non dimentichiamo che l'Italia è tra i primi paesi al mondo per percentuale di reddito risparmiato. Poi gli investimenti, gli acquisti online, eccetera. Quindi all'interno della materia che è di educazione civica sarà possibile diffondere anche questo tipo di consigli e di corretti comportamenti agli studenti. Quindi una novità assoluta, e siamo ancora in corso di pubblicazione per quanto riguarda la Gazzetta Ufficiale. Ulteriormente, un altro punto di questi oggetti della cassetta degli attrezzi utili potrebbe essere legato alla disabilitazione temporanea delle carte. E qui c'è un aspetto particolare che potrebbe costituire, ne avevamo già parlato anche con Letizia, perché succede anche una cosa veramente che non è di facile, che non è molto diffusa. Quando vengono bloccate delle carte di credito o delle prepagate, succede che ci sono dei fondi dentro. Il legittimo, quello che appare come essere il legittimo proprietario di queste carte di credito, in realtà praticamente mai chiama l'istituto finanziario o Poste per chiedere lumi sul mancata operatività della carta, perché ovviamente se è stata bloccata ci sono dei motivi, delle forti elementi di convergenza sul fatto di un utilizzo fraudolento. Ebbene, quelli là diventano a tutti gli effetti dei fondi dormienti, né più né meno di quei conti correnti che qualche tempo fa sono stati poi via via utilizzati in ambito pubblico. Quindi c'è una possibilità, dopo 10 anni rientrano nella disponibilità dello Stato, dopo tra l'altro un travaglio normativo. E quindi anche qui c'è una possibilità molto interessante, che si potrebbe immaginare qualcosa, e Letizia su questo mi diceva lei che c'è questa possibilità, poi vedremo sul piano delle soluzioni come sarà eventualmente possibile immaginare di istituire un fondo che vada a favore delle vittime delle truffe online. E vediamo i presidi di antifrode maggiormente utilizzabili o utilizzati. Quindi la sorta di alert, no? Quindi bisogna profilare bene il cliente, ecco perché a molti di noi nella parte dell'home banking vengono richieste determinate informazioni, perché si cerca di ridurre la simmetria informativa. Se proprio non è possibile, il fatto di far conoscere quelle che sono le proprie identità, la propria volontà nell'ambito di quello che è la possibilità e l'approccio all'investimento, all'utilizzo dei servizi finanziari, agli acquisti online, allora c'è la possibilità di creare degli alert. E sono tutti legati alla profilatura del singolo individuo. Quindi, ad esempio, ricariche improvvise multiple che provengono da tutta Italia su una prepagata che in realtà è intestata a un pensionato che fino a poco prima riceveva solo la pensione, è ovvio che determina delle pensiero che non sia esattamente allineato al codice penale. E allora immaginare, ecco, questo è il caso, bloccare quell'operatività della carta e attendere che sia il titolare che si faccia avanti. In realtà questo non accade praticamente mai. Quindi questo è uno degli esempi, gli altri li trovate in queste slide. Quindi quello che si richiede, e ho quasi finito, quello che si richiede agli istituti finanziari è di un studio continuo e costante, forte, che vada a incidere sulla loro operatività, sui loro algoritmi, in modo da essere sempre allineati a quelli che possono essere l'ultima truffa che si è verificata, l'ultimo modello di truffa che si è verificata. Arriviamo poi alla prescrizione normativa. Tra qualche mese, il 17 gennaio, entrerà in vigore un regolamento europeo che ancora di più richiamerà specialmente la parte finanziaria, quindi specialmente gli operatori finanziari, alla dotarsi di una governance in tema di cyber security efficace e prudente, in modo da poter venire incontro a qualsiasi esigenza del mercato. Grazie. Grazie Lorenzo, ci tenevo a salutare il nostro presidente, l'onorevole Tommaso Foti, mi fa molto piacere che sia qui con noi stamani, anche perché ha da subito attenzionato la nostra proposta di legge, ne ha capito
diciamo in qualche maniera la necessità, e insomma questo ci ha dato anche lo stimolo per andare avanti e per riuscire a portarla a termine. Quindi lo ringraziamo molto della sua presenza. Ovviamente se vuole fare un saluto noi siamo qua, insomma. Passiamo quindi la parola a Luigi Gabriele, presidente dell'Associazione Consumerismo, con cui spesso abbiamo collaborato anche per altre iniziative, anche una futura molto interessante che poi, insomma, intanto, di cui parleremo. Permettetemi di dirvi grazie, magari se tutti quanti diciamo grazie perché grazie alla loro proposta di legge il 99% di voi, escluso il presidente Foti, probabilmente da oggi o da quando diventerà ovviamente legge dello Stato sarà più tutelato. Guardatevi, non ce n'è uno che non ha un cellulare in mano. Siete voi che state alimentando il mercato delle truffe, siete voi che state in qualche modo dando ai soggetti che dall'altra parte oggettivamente, come hanno sempre fatto nella storia, non fanno nient'altro che adeguarsi alle esigenze dei consumatori e quindi in questo caso a rispondere con la loro grande offerta di truffe di vario tipo, perché voi sapete che i truffatori hanno questa grandissima creatività. Ve ne racconto una recentissima. Non so chi di voi ha un dominio web, quindi ha un proprio sito internet e quindi ha comprato il suo nome e cognome, no? Okay, quindi ogni tanto il fornitore di questo dominio vi manda l'informativa che sta per scadere il dominio, quindi dovete rinnovarlo, no? Ok, magari voi siete impegnati al lavoro, vi arriva l'email e vi dice che domani vi scade il dominio del sito. Magari perdete letiziagiorgianni.it e vi preoccupate immediatamente di andare a fare la procedura di rinnovo, quindi a inserire immediatamente tutti i dati bancari, il vostro nome, l'accesso magari al service provider, oppure oggettivamente c'è chi è andato oltre, ha messo anche il codice di sicurezza della carta di credito, quindi ha avviato il pagamento, ha rinnovato il sito internet, invece si è accorto che non ha assolutamente rinnovato il sito internet, ha addirittura fornito i propri dati di accesso alla piattaforma del service provider, ha fornito tutti i dati bancari e così via. E cosa fai in quel momento? Io vi assicuro che noi non riusciamo a star dietro a tutte queste cose perché è impossibile, è oggettivamente impossibile. Tu dovresti avere un mainframe e un Capitol Hill di super esperti in cyber security per star dietro a tutti quanti i consumatori. Non è oggettivamente possibile. E allora in quel momento tu non sai nemmeno come comportarti, il consumatore, anche il più esperto, ti dice: ma io che cosa devo fare da adesso in poi? Mi sono accorto che ho sbagliato, che faccio? Blocco la carta di credito? Bene. E poi ho fornito i miei dati di accesso al service provider, che faccio? Devo avvisarli? Tu da quel momento in poi sei nel panico, perché oggettivamente tu non sai a chi rivolgerti. Se poi chiedi anche alla polizia postale ti può dire solo una cosa: presenta l'esposto. E i tempi dell'esposto non sono compatibili o quando ti sottraggono poi i soldi. Tantissime persone mi dicono: mi hanno sottratto 2.500 euro. Alcuni oggettivamente poi imprudentemente magari mettono all'interno del portafoglio che gli viene rubato anche i codici di sicurezza, però oggettivamente, ragazzi, non è che ci possiamo ricordare tutti i codici di sicurezza di questo mondo, perché non è più soltanto l'accesso al bancomat, voi lo sapete benissimo, no? Chi di voi, io lo ammetto, mi sono dovuto fare un file nascosto con l'elenco di circa 60 portali di accesso con le relative password e codice di sicurezza. Beh, noi non possiamo far fronte a tutto questo, soltanto la legge dello Stato, e come diceva qualche grandissimo giurista, tu ai truffatori gli metti paura non soltanto quando gli dai una sanzione penale pesante, ma quando gli tocchi il patrimonio. Comunque, per farla breve,
a quello lì, che, perché era un maschio, che gli avevano sottratto i dati della carta di credito, quindi avevano simulato il rinnovo del dominio e non era vero, già avevano avviato dei pagamenti internazionali su Londra con la propria carta, se non arrivava un minuto prima avrebbe avuto sicuramente la vita difficile da quel momento in poi, perché magari avrebbe pagato migliaia di euro di servizi internazionali che non avrebbe mai goduto. Ero io, perché? Ero distratto, stavo scrivendo una cosa, ho ricevuto una mail, la classica mail identica al cosiddetto phishing a quella del mio service provider che mi avvisava che mi scadeva, una distrazione in quel momento perché stavo scrivendo una cosa importante insieme ad altre 100 cose, mi diceva che domani mi scadeva il dominio. Che cosa ho fatto? Ho avviato la procedura di rinnovo, e io che tutti i giorni vado in televisione a dire fate attenzione, non dovete fare questo, quest'altro, come un cretino ho dato i miei dati della carta di credito e le mie chiavi di accesso. Quindi non c'è qualcuno che è esente da questa cosa, non è soltanto mia madre che tutti i giorni gli dico non mandarmi il buongiorno e la buonasera perché mi stai mettendo in metadata la mia posizione, tutti i miei dati personali, mi stai mettendo a disposizione dei truffatori, è inutile, quella continua a mandarmi il buongiorno e buonasera, non c'è storia. Però il tema vero è che serve l'impegno, per fortuna, di parlamentari come voi che capiscono che, ovvio, adesso è un passaggio, perché voi lo sapete che con l'intelligenza artificiale tutti i giorni vanno a costruire video di offerte a Lavanda Marchi promossi anche dalla Premier, perché è talmente esponenziale la crescita delle truffe, l'evoluzione stessa del modo in cui le compiono. Una volta si pensava che la fantasia migliore era quella meridionale nel tentare, anche questa è una stupidaggine, oggi l'intelligenza artificiale si nutre della nostra stessa fantasia per produrre altrettante modalità di raggirarci, e quindi soltanto la legge dello Stato, toccando il patrimonio dei soggetti che le mettono in atto, perché dietro c'è sempre qualcuno che ha dato indicazioni di avviare queste cose. Quindi io vi ringrazio, sono sicuro che avremo modo eventualmente di perfezionare le cose che andranno perfezionate, però per fortuna che ci siete voi che avete dato avvio a un meccanismo di protezione per i consumatori. Veramente vi ringrazio. Grazie. Come studioso del processo penale, oltre che avvocato, saluto con grande favore questa proposta di legge, perché è una proposta di legge che va in sostanziale controtendenza, tra l'altro, una tendenza normativa che è andata consolidandosi circa negli ultimi 10 anni, che è di sostanziale depenalizzazione del reato di truffa, che ha visto il suo epilogo con la riforma Cartabia. Oggi, ancora questa proposta di legge non è trasposta in legge, la truffa e la frode informatica sono procedibili a querela anche quando il danno economico sia di rilevante entità, quindi sostanzialmente c'è una sorta di esclusione. Noi sappiamo che la riforma Cartabia ha perseguito la finalità di deflazionare il processo penale, però l'ha deflazionato a colpi d'accetta, si direbbe in riva all'Arno, cioè l'ha fatto in maniera un po' barbara, da una parte con un'applicazione a ribasso delle garanzie processuali e dall'altra rendendo più disagevole l'accesso alla giustizia, che è particolarmente insidioso, perché guardate, c'è un tema che vi sono diritti che sono disponibili fino a un certo punto, in questo, con condotte di questo genere vengano in rilievo diritti che sono tutelati in Costituzione e che attengono alla collettività, diritto di proprietà, la libertà personale, Costituzione e convenzioni sovranazionali, sopramercato ci si potrebbe aggiungere. E poi perché questo di fatto va a creare una disparità fra soggetti deboli e soggetti meno deboli, perché è ovvio che saranno meno pronti a procedere con la querela le persone che abbiano meno strumenti culturali o anche solo economici. Perché è stato fatto questo? Qui mi permetto di essere provocatorio e poi vado a chiudere, perché è tutto un sistema, come dicono i francesi, tutto si tiene, quindi in realtà c'è bisogno di una riforma ampia del nostro sistema giudiziario, e anche quella sta qui in Parlamento e speriamo che possa essere approvata. In buona sostanza, quindi, bisogna rendere più agevole e con la creazione di una figura di reato questo si riesce a superare,
Poi perché la Cartabia però ha fatto in questo modo? Perché noi ci scontriamo con quella che io definisco l'ipocrisia costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, che alla fine diventa la libertà di indagare su quello che si vuole. Noi sappiamo che questo tipo di denunce muoiono normalmente nei cassetti delle procure, perché non danno titoli di giornale. Allora pende qui in Parlamento una proposta di legge per la separazione delle carriere. Io credo che il nostro sistema accusatorio sarà completo quando ci saranno carriere separate, ma anche quando si sarà rivista l'obbligatorietà dell'azione penale, andrà introdotto un suffisso a quel 112 della Costituzione. Il Parlamento si deve riappropriare delle proprie prerogative e indicare le priorità investigative. Basterebbe aggiungere l'esercizio dell'azione penale obbligatoria nei termini previsti dalla legge, ma questo è, capisco, più ambizioso, ma perché? Visto che siamo a chiedere, proviamo a chiedere. Grazie. Io quindi vi ringrazio, la conferenza termina qua e se ci sono domande noi siamo qua, anzi approfittiamo che abbiamo sicuramente un parterre di tecnici e di persone che lavorano sempre e si scontrano con questa realtà. E altrimenti concludiamo e vi ringraziamo davvero per aver speso un po' del vostro tempo per ascoltare le nostre parole. Grazie e buon proseguimento di giornata.